Sabato prossimo, 16 dicembre, torna la Notte d'Arte al Centro Storico di Napoli. È la sesta edizione della manifestazione organizzata dalla Seconda Municipalità con il Comune, che apre per un'intera notte chiese, basiliche, musei, scuole, palazzi, complessi monumentali, a costi ridotti e con orari straordinari. Il tema della serata, presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo, è racconti, favole e leggende, e a partire dalle 18 fino a mezzanotte sarà animata da concerti, mostre e visite guidate. La Notte d'Arte giunge alla sesta edizione, racconti, favole e leggende, e per definizione i racconti, le favole, le leggende, le storie non sono mai urlate, e quindi la Notte d'Arte, proprio in linea anche con il percorso che la Municipalità sta facendo insieme alla Consulta della Notte, sarà una notte a bassa voce, anche per evitare le strumentalizzazioni sulla movida degli ultimi tempi. Quindi tanti luoghi, musei, chiese, scuole storiche saranno aperte, in ognuno di essi ci sarà un iniziativa. Nei musei ci saranno biglietti ridotti al 50% in tutto l'area della Notte d'Arte, quindi dalle 18 fino a notte inoltrata. Le scuole ospiteranno concerti e performance degli studenti, e ci saranno aperte per esempio la chiesa di Sant'Anna dei Lombardi, dove c'è un bellissimo concerto, la basilica di San Domenico Maggiore, che con un pianoforte a coda di Danise Scunizzo del Jazz, e ancora la chiesa di San Potito, dove il coro di detto dal maestro Carlo Morelli offrirà per la Notte d'Arte un altro splendido momento musicale, una chiesa che riapre dopo 37 anni e viene restituita alla città. Ognuna di queste edizioni ha una sua storia e si caratterizza in un certo modo. Questa qui credo che si caratterizza in particolare per, uso questa espressione, l'amorevolezza, cioè abbiate cura, godiamoci le meraviglie, il grande fascino culturale attraverso i miti, le storie, le leggende, la fantasia, perciò abbiamone cura di questo centro antico, tuteliamolo, conserviamone i suoi tratti distintivi, e quindi direi che è anche un po' un'iniziativa contro la gentrificazione del centro antico.